Cari amici, ciao a tutti. Oggi volevo parlarvi di un film che ho visto recentemente. L'avevo già visto nel passato, ma rivederlo ora mi ha fatto. L'ho visto con occhi diversi. Ed è Chocolat, un film che è uscito anni fa con Juliette Binoche e Johnny Depp. Ed è molto bello. Mi ha colpito perché in qualche modo i personaggi del film possono essere molto rappresentativi per evidenziare alcuni aspetti di noi. Quindi farò vedere delle ispezioni del film, in particolare un personaggio mi è interessato, ed è il sindaco di questa città. Qual è la storia? La storia si svolge in questo paesino, di campagna francese, dove, la popolazione, cerca soprattutto di mantenere un certo stato di tranquillità e sicurezza. E il personaggio, diciamo, che più di tutti vuole mantenere, si sente responsabile perché questo avvenga, è il sindaco. E tutto va bene, quindi ci sono regole molto strette da seguire, si va tutti a messa, si fa solo la cosa giusta, eccetera, eccetera. Ma come la vita, per fortuna, è creativa e non si limita semplicemente a essere quello che noi vorremmo, per fortuna. E a un certo punto ci sarà un elemento di novità, rappresentato da una madre con la sua figlia, che apriranno un negozio, appunto di una cioccolateria, che rappresenterà, appunto la tentazione nei confronti soprattutto di questo sindaco, in quanto aprirà questa cioccolateria proprio poco prima del periodo di Pasqua. E quindi periodo in cui ci dovrebbe essere il periodo di astinenza alle trattazioni, al cibo buono e tutto quanto. Ma vediamo il primo spezzone che secondo me ben rappresenta e descrive la mentalità che prevale in questa città, ma che può essere simbolo di una nostra paura, come noi affrontiamo ciò che c'è di nuovo. E quindi mi è interessato soprattutto il personaggio del sindaco perché è quella parte di noi che ha bisogno di controllare, non è una parte cattiva, lo vedremo, questo sindaco vuole solo il bene del paese, eppure cercando sempre di fare la cosa giusta sarà sempre sofferente, mai sereno, sempre teso. Non è un po' come quello che avviene anche con noi stessi quando pensiamo che tutto si deve svolgere come noi vogliamo perché noi sappiamo cos'è la cosa giusta, il cosiddetto self-service come chiama sempre Pigi. Ma vediamo il primo spezzone. Ho voluto iniziare con questa prima parte perché già subito attraverso la voce della narratrice si delinea abbastanza chiaramente qual è l'atmosfera di questo piccolo villaggio che possiamo vedere un po' come appunto la nostra interiorità. E cioè la cosa più importante all'interno di questo mio villaggio è mantenere la tranquillité, la tranquillità. È un po' una ricerca di sicurezza. E vediamo che quindi ognuno ha un suo posto ben preciso, le cose vanno fatte in un certo modo, c'è un predicatore rappresentato dal prete e soprattutto da chi gli sta dietro, in questo caso il sindaco che gli prepara tutti i discorsi, che però dà indicazioni non seguendo una voce un po' più profonda, ma dando dei precetti un po' più scontati. Dei concetti mentali un po' imparati a memoria. Lo stesso predicatore, infatti, un po' si inceppa in quello che dice, perché non viene dalla sua profondità, viene da qualcosa imparato e non veramente accolto. E vediamo, è bello perché dice chi non si ricorda questi principi che vanno seguiti per mantenere la sicurezza, gli verrà ricordato quali sono. E chi in qualche modo fuoriesce perché questi principi non soddisfano le sue speranze verrà rimesso in riga. Insomma, tutto deve essere al suo posto, tutto deve essere ordinato. Ma per fortuna la vita è molto più creativa di quanto noi vogliamo credere e imporre alla vita stessa cosa che non possiamo fare. E
in qualche modo porterà un elemento di novità. E vorrei vedere questo evento come quando il modo in cui noi affrontiamo ciò che viene inaspettato nella nostra vita. E in particolare ho cercato di far vedere il ruolo che è fondamentale che ha all'interno di questo paesino, quello del sindaco, questo personaggio che potrebbe rappresentare il nostro io giudicante, quella parte di noi che appunto vuole tenere tutto sotto controllo, in realtà dominata da una grande paura, e che ha bisogno di controllare tutto in modo che tutto vada secondo degli schemi prestabiliti per mantenere quella sicurezza che in realtà vedremo non sarà possibile fare, perché non siamo certo noi che decidiamo ciò che accade o non accade nella vita. E quindi vedremo cosa succede nel prossimo spezzone. Questo altro spezzone di film, vediamo il sindaco che va a conoscere questa donna con la figlia che sono, diciamo, rappresentano l'elemento di novità all'interno di questo paese. E è interessante vedere che il sindaco è carino, è un conte prima di tutto, si presenta subito di fronte alla novità, diciamo, come qualcuno di importante, qualcuno che la sa lunga. E subito sembra accogliente e gentile, ma in realtà è molto giudicante. Lui va lì per testare un po' chi è e cosa vuole questo personaggio, questo elemento di novità che entra nel paese, come quando noi siamo di fronte a qualche novità che la vita ci presenta e come noi ci poniamo di fronte a questa novità. E vediamo che il sindaco quindi appare gentile e carino, ma in realtà inizia subito a inquadrare la persona davanti e a volerla reinserire nello schema prestabilito di ciò che lui ritiene giusto o sbagliato, e per cui gli chiede se va ammessa, soprattutto si accorge, vuole subito dire che le campane servono a, ma non la sente neanche la signora di questa cosa, cioè Pinocchio non l'ascolta neanche, e dice che subito è signorina, quindi è sposata, non è sposata e ha una figlia. E subito il conte, la parte giudicante, vede che questo elemento di novità che è rappresentato da questa donna è qualcosa che non rientra negli schemi e che lui ritiene siano quelli adatti per mantenere la tranquillità. E quindi giudica e subito vede questa persona in modo sottile come qualcosa di sbagliato e di negativo. Come sempre, volevo portare l'attenzione al ruolo di questo personaggio per evidenziare alcuni aspetti di noi, di come noi ci comportiamo la maggior parte delle volte di fronte alla novità, a un elemento che noi riteniamo non rientri nei nostri schemi, e quindi la paura, il giudizio e tutto quanto. Ed è molto bello vedere poi come si sviluppa questa storia, perché il comportamento del sindaco lo porterà inevitabilmente a sofferenza, alla sofferenza per sé e per gli altri intorno a sé, cosa che succede anche a noi quando noi non accogliamo questi elementi, diciamo, inaspettati e inaspettati, appunto, che non rientrano nei nostri schemi. E fin quanto ci sarà questo appunto piccolo lato di noi giudicante, che è il sindaco dell'occasione, staremo male. Questo sindaco non è una persona cattiva, lui vuole il bene, è assolutamente ha buone intenzioni, vuole soltanto il bene della comunità. E vediamo che si rifà al passato, lui, come le sue antiche generazioni, ha la responsabilità di far sì che tutto vada secondo le regole. E quindi si porta un grossissimo peso sulle spalle. Ma è vero? E infatti la sua vita è una vita di rinuncia. Infatti, di fronte al corneto, alle cose buone, lui, siccome è in un periodo di quaresima, non può, non può cedere alle tentazioni. Quindi anche lui stesso è pronto a fare dei sacrifici. Ma sono dei sacrifici per cui vale la pena? Siamo sicuri che lui possa sapere cosa è giusto o cosa è sbagliato? E anche noi siamo sicuri di fronte alla novità, nel momento in cui le giudichiamo, di riuscire a vedere queste novità con occhio pulito, innocente? Continuiamo a vedere gli altri spezzoni. Ho voluto mettere anche questo pezzo di film perché ben dimostra
in che modo vive il sindaco, cioè il nostro io giudicante, di fronte alla tentazione, che in questo caso è il cornetto portato dalla donna di servizio, lui inizialmente dimostra non esserne neanche interessato, neanche lo guarda, non guarda in faccia neanche alla donna di servizio, ma in realtà è tutta una maschera. Appena lei se ne va, lui lo guarda, lo odora, ma lui è un uomo tutto di un pezzo, che sa cosa significa vivere, sa cosa è giusto e cosa è sbagliato. E è un po' un lato di noi molto presente, che in realtà è dominato dalla paura, nel non lasciarsi andare in ciò che, ai doni che a volte la vita ci offre, ma che noi riteniamo peccaminosi. Io non sto dicendo che bisogna rincorrere i piaceri e lasciarsi andare a tutto ciò che sono quelle cosiddette tentazioni della gola o del sesso o altre cose, ma più che altro resistendo a tutto questo, in realtà non lo osserviamo per quello che è e non ne possiamo prendere quel sano distacco per poterlo osservare e poi lasciarlo andare. Infatti vedremo poi come procede la storia. Questo pezzo l'ho voluto mettere perché è interessante anche il personaggio del prete. È una parte ancora innocente, piena di vita, gioiosa, alla ricerca di qualcosa di più profondo. E quando entra a contatto con il giudicante, vediamo che diciamo, il prete è lì che gioca, scherza, ha ancora voglia di vivere, di giocare. Il giudicante subito lo rimette in riga. E in base a cosa? In base a quello che lui ritiene giusto, e le persone valgono in base al loro passato, a quanto sono durate. Fa l'esempio del prete precedente che è stato lì quanti de tanti decadi, chissà che mor persona morta doveva essere in realtà. E quando inoltre il prete giovane gli presenta il sermone che va preparato, gli fa tantissime correzioni del sindaco, proprio per sottolineare quanto lui sa che il sindaco è ancora, mentre il giovane ragazzo, proprio perché non ha esperienza, come se la profondità o la conoscenza venisse da quelle, la conoscenza, la realizzazione arrivasse dal tempo e dallo studio, non fosse invece un po' perso, diciamo, e quindi avesse bisogno di tante correzioni. E anche un'ultima cosa che mi interessava è mette in guardia come la nuova arrivata è il nemico, quindi divide tutto in buono e cattivo. Il nemico va conosciuto, ma non per poi trascenderlo a colpo, perché va combattuto per vederne le debolezze e distruggerlo. E tutta la storia si svilupperà intorno a questo concetto, ma vediamo che succede. Chiaramente la storia non si sviluppa solo intorno a questo personaggio, ma anche al personaggio della donna e della novità che porta. E ora non ho fatto vedere tutto perché sennò perdevamo troppo tempo, ma questa donna attirerà a sé tutti quegli elementi, quei personaggi del villaggio che si sentono schiacciati da tutte queste imposizioni, da queste regole, e li aiuterà a allentare un po' la presa e tutto quanto. Quindi è un personaggio in realtà che porta apertura e sollievo. E il sindaco stesso a un certo punto, che ancora invece, come si vede anche da questa spezione all'inizio, ancora sente la necessità, correggendo il sermone, dicendo ciò che è giusto, non, lavorando tantissimo, cercherà sempre di mantenere il controllo. È un po' quello che avviene all'interno di noi. Come sempre io spingo a richiamare l'attenzione sul fatto che questo personaggio è un personaggio che potrebbe essere un lato nostro ed è sempre presente in noi, e di osservarlo senza giudicarlo, ma accogliendolo. E vediamo che quindi in questo spezzone bellissimo, trovo che sia molto bello, vi è un po' l'apoteosi di quello che può avvenire attraverso il nostro, dando troppo retta al nostro io giudicante. Ci porterà inevitabilmente a una grossa crisi. Vediamo infatti che questo avviene nel momento in cui lui vede che anche Caroline, che era una sua carissima amica che tra l'altro a lui piaceva molto, ma che non aveva il coraggio, il sindaco non aveva il coraggio di confessare il suo amore a questa Caroline, anche lei si era avvicinata a questa donna, alla cioccolataia,
quindi cede, non capisce perché anche altri avvenimenti avevano evidenziato come lui non era più poi così al centro che lui non aveva in realtà, avevano dimostrato che lui non aveva in realtà il controllo di ciò che avveniva. E questa cosa lo ha messo profondamente in crisi e chiede di fronte a Dio, quindi cosa sto sbagliando? Lui è in buona fede, non è cattivo. Semplicemente non si accorge che non è tutto sulle sue spalle fino al momento in cui appunto non arriva questa crisi. E come si manifesta? La sua vita finora è stata una vita di rinunce, di lavoro, di grande, diciamo, coerenza morale, però lo ha portato a essere infelice, a indossare una grande maschera. Quindi a un certo punto decide che va a distruggere fisicamente il nemico, rappresentato in questo caso dalla cioccolateria. E quindi il giorno dopo sarebbe stato il giorno di Pasqua. La cioccolateria aveva allestito, la donna della cioccolateria con i suoi amici aveva allestito una bellissima vetrina piena di appunto bellissime sculture di cioccolata, che per lui rappresentavano il principale, il peggiore nemico. E decide addirittura con un coltello di andare a distruggere tutto quanto. Ma nel momento, ed è bellissima quella scena, in cui un pezzetto di cioccolato per caso va nella sua bocca, impazzisce. Tutto ciò che lui riteneva brutto e negativo lo assaggia e si dimentica di tutto, non ci sono più regole. E addirittura casca nel pendolo dal lato opposto, cioè si mette a mangiare tutti i cioccolatini, tutta la cioccolata. È come quando noi a un certo punto ci siamo trattenuti, abbiamo tirato l'elastico troppo, 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 a un certo punto cede e finiamo dalla parte opposta del pendolo. Appunto, lui si addormenta addirittura ingurgitando e distruggendo tutta la vetrina in una sensazione di mista di piacere, ma anche di sollievo, ma anche di sensi di colpa. Ed è una scena bellissima, trovo anche quella in cui il prete, che era quello giovane e esperto che lui tanto giudicava, lo aiuta chiamandola cioccolataia e che era il principale nemico del sindaco, almeno lui pensava, e lei stessa gli offre il suo aiuto, nonostante lo veda in un momento di fragilità. Quindi invece di accusarlo e finalmente vendicarsi di tutti i comportamenti negativi, perché durante tutto il film non si vede, ma lui cercherà di boicottare la cioccolataia, lei invece si mostra gentile con lui e lo difende, lo protegge rispetto anche alla sua immagine, rispetto agli altri membri della cittadina, offrendogli l'Alka-Seltzer, quello che era digestivo. E lui in quel punto si rende conto che l'unico a giudicare se stesso era lui stesso. Lui era il suo peggior nemico. E questa è una realizzazione profondissima. È come quando noi ci realizziamo che la sofferenza che noi abbiamo non è dovuta da niente di esteriore, ma soltanto dal credere troppo alle nostre illusioni, al sapere ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, al credere al proprio io giudicante, che ci fa soffrire le persone intorno a noi. E questa scena l'ho trovata bellissima, ho lasciato anche che arrivasse fino alla fine, un po' lunghetta, proprio per far vedere che non ci sono nemici anche all'interno del paese, c'era solo tanta paura. E anche la donna, la cioccolataia, non era assolutamente nemico, era soltanto una novità che era portata forse lì dalla vita per far vedere al sindaco che la vita non è sofferenza, non è solo fare la cosa giusta, giudicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E chi è che detta ciò che è giusto e ciò che è se non sbagliato, se non la paura? Non sta a noi deciderlo questo, non trovate? A questo proposito ho una bellissima lettura, tratta dal libro di Krishnamurti che richiamo sempre, il libro della vita, che a me piace tantissimo e da cui traggo tantissimi spunti e che si sposa bene in questo contesto. Aspettate che trovo la parola, il posto giusto. Devo trovarlo. Eccolo qua. Autoflagellarsi fa parte della vita religiosa? Mortificare il corpo o la mente è sintomo di comprensione? È necessario torturarsi per raggiungere la realtà? Castità implica negazione? Credete di poter andare tanto lontano praticando la rinuncia? Pensate davvero che si possa ottenere la pace attraverso il conflitto? Non è così ogni volta che noi cerchiamo appunto
attraverso una tecnica, attraverso qualcosa, non ci accorgiamo che stiamo entrando in conflitto con ciò che è. La stessa volontà di voler raggiungere qualcosa vuol dire che ciò che c'è in questo momento non va bene, abbiamo bisogno di aggiungere qualcosa perché ciò che è non va bene. E questo crea conflitto. E quindi rileggo questa frase bellissima. Pensate davvero che ci sia, che si possa ottenere la pace attraverso il conflitto? Non è forse vero che i mezzi sono infinitamente più importanti dei fini? Il fine può darsi che esista in futuro, ma il mezzo è ora. Il fine è sempre, per esempio, qualsiasi tipo di ricerca ha un fine e ci allontana da ciò che è ora in questo momento e non ci permette di vedere la realtà per ciò che è, semplicemente. È necessario capire la realtà dei fatti. Non possiamo soffocare quello che è con le nostre convinzioni, con i nostri ideali, con i nostri abili ragionamenti. Ed è un po' quello che faceva il sindaco, o anche che facciamo noi nel momento in cui noi riteniamo che c'è un'idea che è più importante di ciò che è, che noi, e questo lo facciamo ogni volta che noi riteniamo di sapere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è nella nostra mente, non nella realtà. Ma se noi siamo e ci atteniamo semplicemente a ciò che è, dove rimane, dove resta il conflitto? Dove sta? Il dolore non conduce alla felicità. Bisogna capire quel qualcosa che chiamiamo passione. Non è qualcosa che vada represso, sublimato o sostituito con qualcos'altro. E si vede bene qua, anche nel sindaco, che lui era una persona repressa, aveva passione, passione, voleva il bene della comunità, ma dava più importanza ai suoi ideali piuttosto che vedere ciò che intorno a lui era reale. E quindi si perdeva nell'illusione. Qualunque cosa facciate, qualunque espediente inventiate, servirà solo a rafforzare quello che non è stato né amato né compreso. Per capire la passione ci vuole amore. Amore, sì, amare vuol dire essere in comunione. E sicuramente lui non era in comunione, lo vediamo già dal primo video in cui accoglie la novità in realtà con un'apparente gentilezza, ma che in realtà è andato a conoscere la donna per giudicarla, per inquadrarla e riportarla subito in riga. Come noi facciamo spesso senza ne accorgercene, anzi la maggior parte delle volte, con gli elementi di novità che non rientrano nella nostra vita, che non rientrano nei nostri schemi, in ciò che secondo noi dovrebbe succedere o non succedere. Come potete amare e capire la passione se avete fatto voto di combatterla? Non potete amare se provate del risentimento, se anteponete le vostre idee, le vostre convinzioni. E penso che nel film questo è molto chiaro e forse ci potrebbe aiutare a vederlo anche in queste dinamiche anche dentro di noi. Un voto è un modo per opporre resistenza, ma quello a cui opponete resistenza alla fine vi conquista. Ed è esattamente quello che è successo col sindaco che ha cercato di resistere alla tentazione, ma alla fine non ci è riuscito. La verità non è una conquista, non potete prenderla d'assalto. Vi sfuggirà tra le mani se tenterete di afferrarla. La verità sopraggiunge silenziosamente, senza che lo sappiate. Quello che voi conoscete non è la verità, è solo un'idea, un simbolo. L'ombra non è la realtà. E penso che attraverso questo personaggio, tutto questo è ben chiaro. E anche come è evidente come anche nel corso di questa storia, si vede bene come più noi cerchiamo di raggiungere qualcosa, più questa ci sfugge ed è proprio il cercare di raggiungere la felicità che non ci fa essere felici nel momento presente perché non ci permette di vedere ciò che è ora piuttosto di perché siamo troppi persi nel voler cercare ciò che dovrebbe essere. Cari amici, vi ringrazio per la pazienza e per aver seguito tutto questo e vi saluto con l'augurio che dentro di noi sia sempre più chiara la distinzione tra ciò che è e ciò che invece la mente vuole farci credere che sia la realtà. Un abbraccio a tutti con l'augurio di sempre maggior chiarezza e comprensione.